Tata Gufa racconta Ali e il Bosco delle Meraviglie. C'era una volta Ali, una gufetta super impegnatissima. La sua settimana era scandita da scuola, compiti, lezioni di canto col maestro Usignolo, corso di esplorazione notturna con maestra Civetta, corso di barbagiannese, teatro, volo acrobatico. Per tutto l'inverno, ogni pomeriggio, volava da un'attività all'altra senza un attimo di riposo. Ma quando arrivò l'estate, la scuola finì e le lezioni furono sospese per le vacanze. Ali si ritrovò senza molto da fare. Che noia! Mamma, cosa posso fare? Ali non era abituata a gestire tutto quel tempo libero. Un pomeriggio d'estate, mentre sonnecchiava annoiata su un ramo, notò un gufo bianco con un orologio d'oro che volava tutto trafelato. Ma dove va così di corsa? Pensò Ali, che curiosa, cominciò a seguirlo in volo. Il gufo bianco entrò in un tronco cavo e via dietro anche Ali, che si ritrovò in un mondo fantastico, davvero molto strano. Succedevano le cose più impensabili. Mangiò un biscotto e divenne grandissima. Oh! Beve una pozione e si ritrovò piccolissima. Sventolò un ventaglio e ritornò normale. Ah! Chi sei tu? Sei una gufetta o una civetta? Cosa ci fai qui? Ti chiami Ali perché hai le ali? Era apparso dal nulla uno strano gufo appollaiato su un grosso fungo che cominciò a tempestarla di domande. Era il gufaliffo. Ali, confusa, cercò di rispondere. Sì, sono Ali. Ma lei come fa a saperlo? Sì, ho le ali e sto cercando un gufo bianco. È passato di qua? Certo, ma adesso è a prendere il tè con il gufo cresta matta e la civetta maggiolina. Forza, se corri puoi raggiungerli. Devi volare di là. Ali volò nella direzione indicata e subito si ritrovò davanti a una lunga tavolata imbandita, dove il gufo bianco, il gufo cresta matta e la civetta maggiolina prendevano tè e pasticcini cantando, brindando, raccontando storie buffe e facendo un gran baccano. Ali si unì all'allegra compagnia. Non aveva mai trascorso un'ora del tè così matta e divertente. Ecco perché il gufo bianco aveva così fretta di arrivarci. Era rapita dall'atmosfera di gioia e spensieratezza che regnava intorno a lei. Ali, desideri del tè? Ali? Ali si ridestò dall'incanto. La voce era quella di sua mamma che la chiamava per la merenda. Ma allora quel bosco delle meraviglie lo aveva solo immaginato. Presa dalla noia di restare senza nulla da fare, si era messa a immaginare e a disegnare con le matite colorate quel bosco stravagante. Si era divertita tantissimo e il disegno era venuto proprio bene. Ad Ali non sembrava vero di aver immaginato quel mondo fantastico tutto da sola e si sentì orgogliosa di se stessa. Tornò a fantasticare e disegnare ancora un po'. E capì che la noia può essere un luogo meraviglioso, dove nascono le più incredibili storie e le migliori idee, e che concedersi del tempo per sé, con un dolce far niente, può essere piacevole e meraviglioso.